Ok, ripartiamo da dove eravamo rimasti ieri. E a quanto sembra, dobbiamo andare a cercare Geppetto. Allora, scriviamo l'ultima cosa qui. Ok, praticamente Sofia qui è in sostanza uno stargazer. Al momento abbiamo già livellato, abbiamo già fatto quello che dovevamo fare. Vediamo di andare a cercare Geppetto. Vediamo anche nell'hotel esattamente cosa c'è. Signora Antonia, gli ospiti d'attesa sono i benvenuti. Non siamo fissati con le prenotazioni. Sono Antonia e questo è il mio hotel. Benvenuto. Ok, la proprietaria. Capito che il burattino di Geppetto ha delle grandi qualità, è un peccato, è partito verso Viale Elisio e non è più tornato. Se non si farà vivo presto, dobbiamo costruire una nuova bara. Prima o per lui, ma credo sia meglio lo abbia te. Ti prego di trovare quel vecchio e abbi cura di te là fuori. In memoria di qualcuno, sfoggia gli abiti. Sfoggia gli abiti. Esegui il gesto. Sfoggia gli abiti. Fa parte dell'istinto umano voler ostentare la bellezza. Per qualcuno, anche un semplice dono può essere bellissimo. Siediti, controlla il terreno. Vabbè, proviamo questo. Vabbè, non è eccezionale, ma va bene così. E poi cosa mi ha dato Antonia? Nuovo completo, memoria di qualcuno. Sposto nell'equipaggiamento. Vabbè, proviamo a tenere questo intanto. Polendina, maggiordomo della signora Antonia. Acquista, vendi, parla, acquista, cosa c'è? Catalizzatore di Fanon, caricatore di legione. Va bene, per ora va bene così. Sentite parlare di te di Geppetto, ma vedi di persona, wow, vorresti prendere questo, Geppetto lo lascia da me.
braccio a legione. Un braccio a legione è un equipaggiamento speciale che si utilizza sul braccio sinistro. Ogni braccio a legione possiede abilità di combattimento uniche. Può essere modificato in mille modi. Le modifiche si possono effettuare usando la macchina di creazione Venigni. Già che sono uscito, ho tirato fuori la spada in automatico. Non c'è più niente qui. Allora, da lì sono entrato. Là sono andato. Su, cosa c'è? Sulla porta è chiusa a chiave. Niente, evidentemente sono pezzi della storia futura. Prima tira fuori la spada, quindi fa parte dell'hotel. Per questo oggetto è la polendia nell'hotel, ok? Ingresso di Viale Elisio, ok. Sembra la strada giusta per cercare Geppetto. Sei tu che mi hai parlato?
Lancio blu, qui c'è un nemico. Vediamo di lucidarlo alle spalle, preso. Beh, lì si può guardare che rispondi, per trovare tutti i negozi russi non c'era posto migliore. Ma è serio? Non era morto. Niente, non mi fanno avere ancora. Non so perché, ma non mi fanno. Tra l'altro ha tutta. Pare di essere. Uno di quelli che spara. Esatto. Io sono riuscito a farmi sparare da mezzo metro. Ok. C'è una cassa. Apri. Struttura LADA F50. Si può equipaggiare tramite menu slot parti di difesa. Ah, questo è il braccio nuovo che mi ha dato. Qualche appena nemico può trascinarlo verso di te, provati verso di lui. Il persecutore hanno messo a punto lo strumento per aumentare la mobilità in combattimento contro i burattini. Ok. Parte di difesa. Questo. Tasso di riduzione dei danni fisici 15-58. Direi che equipaggiamo lui, che è più figo.
Scommetti su qualcuno. No, strano. Ops. Questo è perché quello di prima non l'avevo visto, perché era sotto qua. Sono andato diretto su questo, l'altro mi ha attaccato. Neanche questo. Tanto. Questo l'ho preso, ce l'ho già. No, stavolta no. Stavolta ancora? Non so che
Non prendo qualche niente, non so cos'altro mi spara. Questo culo morto, eh? Che cazzo? Oh, ci vuole. Oh, volante spara. Maledetto. Ok. Ho provato intanto. Però quelli li ho ammazzati. Questo fare qui premi pulsante. Scendi. Ok. In questo punto di inizio, scusami, sono scorciatoia questa, ok. Va bene. Grosso degli altri. E infatti, non si deve mostrare, ma ammazzato. Ciao Gabriel! Va bene, nonostante. Nonostante questo gioco faccia male da un certo punto di vista, però va bene. Eh sì, tranquillo, non ti preoccupare. Qualcuno magari poi arriva. Tu giochi a Lies of P? Ok, ammazziamo questa gente. Sì, ci provo ad andare avanti. Ci provo, ci provo. Mi sta prendendo questo gioco.
Allora, ammazziamo anche questo. Se magari. Cado! Aia! Dove è la scala qua? Quanti anni ho? 41. 41 compiuti quest'anno. Compiuti poco, sì, quest'anno, poco tempo fa. Cioè, poco tempo fa, neanche tanto. 41, 41 e mi faccio pestare dei burattini. Tu quanti anni hai? Facciamo così, il lì grosso e una cura la tiro. Ah, vabbè, sei un giovincello allora. Beato te. Porca bestia. Curati, che questo è grosso. Non più cure. Mi sono salvato per un pelo. Sì, di giorno lavoro e la sera per divertimento faccio le live. Però di giorno lavoro. Sarebbe bello potersi guadagnare da vivere con le live, ma al momento non è fattibile. Io gradirei delle cure. Purtroppo per YouTube e tutte queste cose ci vuole un sacco di tempo e lavorando non c'è molto modo. Non neanche. Allora, qua non la vedo benissimo. Però sono morti. Sì, è vero. Bisogna pure iniziare da qualche parte, sennò. Da qualche parte bisogna pure iniziare, sennò non si arriva mai a nulla. Io bene o male ho appena iniziato, quindi va bene. Ma quello là spara. Mannaggia. Riesco a pubblicarne, dipende, uno o due alla settimana, dipende. Cioè, questa settimana sto provando a fare le live e quindi praticamente, cioè con le live sono riuscito a pubblicarne uno al giorno, però pubblichi le live. Invece se devo farle io da zero riesco a farne uno o due alla settimana. Non va a bagno. No, non ne ho, non ne ho, e quindi bene o male il tempo libero posso dedicarlo a quello che mi piace fare. No, no, sono da solo, sono un uomo libero. Se no non potrei fare le live.
o comunque dovrei limitarle. Allora, qui arriva il tizio grosso, non c'è più. Strano. Ammazzato una volta, non c'è più. Meno male. Là c'è del blu, però. Oh, ti ringrazio. Grandissimo. Ti ringrazio. Quando vuoi passare a trovarmi in live o a guardare i video, guarda, mi fa un sacco piacere. Questo supporto è molto molto importante, grazie. Tu fai qualche video? Hai un canale? Allora, qui ci sono i tizi di prima. Ah, ok. Mi giochi a qualche altro gioco? Ma porca caccia la miseria. State fermi un attimo. Pura, pura. Tipo Clash Royale, sì, lo conosco Clash Royale. Ci ho giocato poco in realtà, l'ho provato un pochino, ci ho giocato non tantissimo. Oh, eccoti qua. Aiuto. Aiuto, è entrato speditissimo sto tizio. Porca miseria. E sì, non... è la prima volta che incontro quel tipo di mostro lì e non mi aspettavo arrivasse così deciso. Questo gioco qui è... se ti distrai un secondo muori. Anche contro i mostriciattoli, quelli che sembrano più innocui. Grazie Gabriel, ti ringrazio. Ti ringrazio, mi fa piacere. Sono contento di questa cosa. Allora, il gioco praticamente è... Il protagonista è Pinocchio. Il protagonista è Pinocchio, che ovviamente la storia è stata rivista un attimo, perché il Pinocchio originale ovviamente non era così. E praticamente nella città dove vive Pinocchio c'è stata questa guerra perché c'è stata la ribellione dei burattini. E praticamente tu sei sostanzialmente Pinocchio è l'eroe che... È l'eroe che deve salvare la città. E adesso il mio scopo in questo momento è andare a recuperare Geppetto, che
che è sparito. C'è qualcuno in live? Bene, bene, sono contento che ci sia qualcun altro. Bene, bene. Vuol dire tutto sommato che il gioco interessa. Allora, vediamo di non morire come prima. Qua ce ne sono due. Qua ce ne sono due. Questa di spalle. E lo ammazziamo così. Poi. Ah, sono tre, giusto. Io scendo dalle scale, faccio venire qua. Ok, e uno è andato, l'altro è morto qui. Ok. Allora, questo qui arriva spedito come un pazzo e di là c'è quello che spara, quindi io gli tiro una moneta. Io. Ok, arrivo. Porca bestia che ho schivato. Ok, stavolta è morto. Dove abito? Sono tra Milano e Como. L'altro che spara è là. Ok. Per alzarmi di umore, grazie. Mi vedi giù di morale. Qui ce n'è uno dietro ogni angolo. Sì, comunque tu non ti preoccupare, fai tutte le domande che vuoi, non c'è problema. Mamma mia. Ah, sì, tranquillo, non ti preoccupare. Sì, mi sono distratto, non ti preoccupare. Rifacciamolo ancora, tanto fino a lì abbiamo capito come si fa. Sì, comunque sia, qualcuno sta entrando, ogni tanto passa qualcuno, anche se non scrive, ma una sbirciatina la danno. Sì, è vero, prima eravate in due spettatori. Guarda, di solito verso le 9, 9 e mezza. Dipende da che ora finisco di lavorare e riesco a sbrigarmi qui a casa. Di solito, diciamo per le 9 e mezza. Sarebbe bello, mi piacerebbe riuscire per le 9, però non sempre è possibile. Poi soprattutto sono un paio di giorni che stavo cercando di provare a far funzionare Assassin's Creed, che è un altro gioco, però continua a crashare. E quindi non riesco, è l'ultimo che è uscito ieri, non riesco a farlo andare.
Perché avvio il gioco, ci gioco 2 minuti e poi crasha. Ho provato un po' di cose. Eh sì, peccato perché era uscito ieri. E sarebbe stato bello prenderlo subito dall'inizio. Allora, tu sei di spalle e arrivano subito gli altri due. Uno qua. L'ho preso, porca miseria. Preso ancora. Ancora. Vieni giù qua. Una moto. Allora, tu qui cosa mi dai? Che sogno avresti? Che sogno avrei? Bella domanda. Bella domanda. Al momento, il mio sogno vero e proprio sarebbe riuscire a vivere di questo. O meglio, più precisamente, ma questo mi ha ammazzato ancora. Il mio sogno sarebbe potermi alzare la mattina e gestirmi le giornate come voglio, senza avere l'obbligo del lavoro, o comunque sia, avendo l'obbligo di un lavoro che mi piace fare. E sicuramente poter fare lo streamer, lo youtuber sarebbe molto figo. Eh sì, molto molto bello. Sono un operaio, Gabriele. Un operaio, lavoro in una fabbrica che costruisce delle macchine. E io praticamente, assieme ai miei colleghi, assembliamo queste macchine. Non è un brutto posto di per sé, perché indubbiamente è un lavoro molto dignitoso, in un posto dove si sta relativamente bene, però è comunque il fatto di essere obbligati a fare delle cose che non vuoi fare. E sì, per piacermi non mi piace. Diciamo che per vivere, per avere lo stipendio, no, che cado da qui. Diciamo che per avere uno stipendio a fine mese è necessario. Allora, dai, vediamo di andare avanti, magari trovare uno Stargazer e riuscire a salvare la menata. Allora, ritorniamo al solito punto maledetto. Allora, recuperiamo questo che. Allora, facciamo. Allora, tattica aggressivi non è stata proprio una mossona, però. Allora, adesso arriva sto tizio, lo aspetto qui.
vicino alla porta e lo meno subito. Ecco, cavolo, lo meno subito. Ma mi ha menato lui. Ok. Fatto fuori questo. Andiamo diretti da quello che spara. Ok. Quello lì lo lasciamo lì dietro, guarda, non voglio andare a rischiare più di così. Sì, sono perfettamente d'accordo con quello che hai detto. Sì, sono perfettamente d'accordo. E non sono il tipo che si arrende, però. Cioè, nel senso, comunque sia, cioè, sono una situazione in cui posso permettermi di farlo, perché nel senso il lavoro ce l'ho comunque e uso il mio tempo libero per fare questa cosa, quindi cioè. Scossa elettrica, come l'ho fatta questa cosa? Ah, eccolo là. Sì, nel senso, cioè comunque sia, finché ho le spalle coperte e lo faccio nel mio tempo libero, cioè non faccio nulla di male e posso permettermi di farlo. Electric shock. Si verifica quando si accumulano danni da salto elettrico, sia per il tuo personaggio che per i mostri. Il surriscaldamento aumenta i danni da salto elettrico e fisici ricevuti. A. Infligge danni continui agli slot favola del tuo personaggio. Inoltre aumenta i danni da sbilanciamento inflitti ai mostri. Maggiore è la tua resistenza da salto elettrico, più lentamente si riempirà l'indicatore della scossa elettrica. Ok. Usa un'ampolla di purificazione per rimuovere l'alterazione di stato. Un'ampolla di purificazione non ce l'ho. O forse sì, questa. Ampolla di resistenza agli attributi. Cellula da lancio. Pozione d'emergenza di Gemini. Protegge temporaneamente l'ergo di morte. Ah, ok. Ok. Quindi ripartiamo, rifacciamo per l'ennesima volta. Ci si mettono anche le casse che mi bloccano le spadate. Molto bene. Ok. Eh sì, hai ragione. Hai ragione, però purtroppo. Non sempre gli iscritti vengono, purtroppo. E poi comunque non è necessariamente vero, perché tu adesso sei iscritto e sei venuto, quindi. Vedi che c'è sempre il lato positivo. Sì, ma va bene così, bisogna pure iniziare da qualche parte. Ma scusami, quindi 14 anni che classe fai? Non cadere. Prima superiore, bello. E cosa studi? Ammazziamo questo.
Ok, fatto bene. Poi. Ok. Beh, vai. Ragioneria. Ragioneria, bello, bello. Mi mancano gli anni delle superiori, eh? Le superiori sono state proprio una bella esperienza. Sono stato anche fortunato, eh? Perché per te no? Non ti piace? Ah, urca, no, quello è brutto. Quello è proprio brutto, Vale. No, no, quella è una cosa terribile. Ma con cose pesanti? Beh, dipende se sono. Cioè, dipende se sono scherzi. Se sono scherzi, se sono presi in giro, è un conto. Ah, ok, ma sono presi in giro? Sì, certo che quando durano per un po', dopo diventano difficili da sopportare. Sì, capisco. Però dai, cioè, nel senso, se sono delle cose. Se sono delle cose non troppo gravi. Hai provato a parlare con questi ragazzi? Ok, ho capito. E con i tuoi genitori hai provato a parlare di questa cosa? E cosa ti hanno detto? Questa cosa forse, cioè, non so, forse il caso comunque sia, cioè, di continuare a farlo presente ai tuoi, che così almeno sanno come muoversi.
magari farlo presente di nuovo. Farlo presente di nuovo anche in presidenza e farglielo notare che c'è questa situazione. Però comunque sia, cioè nel senso sicuramente, cioè devi muoverti cioè dirlo ai tuoi genitori e muoverti con loro. Cioè loro sicuramente possono darti una mano. Figurati, Gabri, ci mancherebbe, cioè queste sono cose importanti, anche perché, cioè nel senso vivere male queste cose per colpa di giochini che spesso e volentieri sono stupidi, quindi. Ma se ti può rassicurare la cosa, hanno fatto le foto del prof. Cioè, poi nel senso, ognuno si cerca di rifarsi nel modo che può. Se ti può consolare la cosa, guarda, una situazione del genere a me capitava alle medie. Infatti, per me le medie, soprattutto, non è che sia proprio un bellissimo ricordo. No, sono caduto. Ancora. Non è che sia stato proprio un ricordo bellissimo. Però avevamo l'età che tu hai adesso. Poi crescendo si cambiano i rapporti, si dimenticano un po' le cose. E con le stesse persone che comunque sia, magari non c'era un rapporto bellissimo alle medie, dopo sono cambiati i rapporti. Io ho imparato molto da questa cosa a farmi rispettare, perché quello che è successo a me alle medie, poi alle superiori, per me è diventato una forza, nel senso, cioè, ok, è successo quello. Io adesso con le superiori cambio vita e quella cosa che è successa prima non deve succedere più. Senza aver mai fatto niente, però sono riuscito a creare un rapporto con le persone e ad ottenere rispetto. Sì, tranquillo, Gabriele, non ti preoccupare. L'unica cosa che ti dico ancora per l'ultima volta, così se dovesse finire internet per qualsiasi motivo, è di comunque sia parlarne sempre con i tuoi genitori. Figurati, anzi, quando. Se hai bisogno di parlare, non farti problemi, guarda. Ma adesso sono solo questo. Sono solo questi qui con i forconi. Guarda, Gabriel, cioè nel senso. Sì,
Se posso dare una mano al mio piccolo, volentieri, guarda, poi c'è. Se sei un ragazzo, più che poter aiutare così, cioè, mi sembra il minimo. Parlane sempre con i tuoi, perché se la cosa va avanti, fallo presente ancora in presidenza, comunque sia, cioè ci sono degli adulti che possono gestire la cosa. Quante volte ho rifatto questo coso? 70? Mi sto morendo ancora. No, dai, quello no, non è vero. I prof in un modo o nell'altro, le loro cose le sanno e te le dicono. Il problema dei professori, secondo me, è che ogni tanto purtroppo perdono l'entusiasmo che li ha portati a fare i professori. Però comunque sia, anche loro, se dovessi avere bisogno di una mano, anche loro sicuramente te la danno, guarda. Eh sì, quello sì, purtroppo, perché alcuni professori così li ho vissuti anch'io, come ne ho vissuti alcuni che effettivamente dicevano cose importanti e si comportavano per il nostro bene. Soprattutto il mio professore di lettere in terza, quarta e quinta superiore è stato veramente un grande uomo. Sì, ma ragazzi, no. Pensa che in quinta superiore ho fatto un incidente in motorino ed ero a casa con la gamba rotta. E il professore di italiano mi ha mandato a casa un libro con tanto di dedica. Ed era uno che comunque sia, cioè quando era in classe con noi, diceva le cose per quello che sono. Ci trattava spesso e volentieri da più grandi rispetto a quello che eravamo. Era un professore che ricordo molto bene, molto volentieri, soprattutto. Scusami un attimo, io questo tizio qui, come faccio ad arrivare là sopra? Non c'è una scala. Sì, tranquillo, Gabriel. No, a parte nel senso che anche volendo, molto probabilmente adesso come adesso non potresti, perché YouTube non lo permette. Non me lo permette ancora. Però non ti preoccupare, guarda, già il fatto che tu sia qui e mi stia dedicando parte del tuo tempo è importante quello, guarda. No, beh, no. Non...
da alcuni punti di vista è giusto, perché comunque sia, se arrivi, porca bestia, che legnata. Difficilissimo sta cosa. No, da un certo punto di vista è giusto, perché se arrivi a prendere dei soldi su YouTube, vuol dire che stai facendo le cose fatte bene. E il fatto che tu faccia le cose fatte bene lo dimostra appunto dal fatto che la gente ti segue. E quindi nel momento in cui tu hai fatto un buon lavoro, hai creato un buon contatto con le persone, allora è giusto che tu sia in qualche modo ripagato da questa cosa. Sarebbe magari il caso, dal mio punto di vista, di diminuire un po' alcune soglie, perché alcune soglie per iniziare a guadagnare sono difficili, ma soprattutto molto limitanti per chi come me di giorno lavora e non può affrontare YouTube come un lavoro sin da subito. Allora, alcune soglie di tempo, di numeri, se fossero un pochino più basse, sarebbe meglio. Ultimamente le hanno abbassate, però magari dovrebbero fare ancora uno sforzettino in più. No, non cadere che muoio di nuovo. Aiuto. Allora, diciamo così, ammazzami che almeno ricomincio. Allora, vediamo di riuscire a passare sto livello e arrivare a salvare al prossimo. Un video in camicia? Un video in camicia? Qual è che ho fatto in camicia? Lost ergo, ho perso tutto sto ergo in giro. Porca, sono curioso, come si titola il video? Non mi ricordo di averne fatto uno in camicia. Allora, usiamo sto Stargazer. Teletrasportati un altro Stargazer. Cambia braccio legione. Parla con Gemini, cos'è? I'm Gemini, your friendly puppet guide. Or friendly guide puppet? I don't know, one of those. I'm also a friend of Sophia's. Last time I woke up, Sophia was there because she woke me up. Still other memories in there. Sorry. Must be the shock. Bear with me, and I'll do my best to guide you. Deve trasportare un altro Stargazer. Vuoi trasferirti da uno Stargazer all'altro? Puoi solo usare solo gli Stargazer che hai attivato.
Ok, ingresso biviale viseo. Allora, aspetta un attimo. Vediamo che adesso mi è incuriosito. Allora, lo apro qua. Lo apro qua. Il mio canale. Ah, quello da Patch 2. Ah, ma non è una camicia quella. No, è una maglietta polo col colletto, come si chiama? Col colletto alla coreana, quello dritto. Beh, va bene, ok, accetterò il tuo consiglio. Quella maglietta lì non la uso più, dai, va bene. Accetto il tuo consiglio. Ma scusami, qui non mi fai livellare, no? Sì, hai fatto bene. Fatto bene, Gabriel. Adesso fidati che lo ascolto, guarda. È giusto dare un occhio di riguardo ai più giovani, anche perché alla fine siete voi quelli che giocate di più i videogiochi. Ma porca miseria. Ancora vivo sei. Ok. So che però io volevo potenziare qualcosa, ma non me lo fa potenziare. Vediamo se riesco ad arrivare a quello dopo. Ah, sì, sicuro, guarda, già domani questo qui è pubblico sul canale, quindi sicuramente sarai visibile anche tu, guarda. Sarà visibile tutta la chiacchierata che abbiamo fatto. E poi se mai riuscirò nel mio sogno, facciamo un video assieme. E ricordo a tutti che tu mi hai ispirato. No, sono io che ringrazio te, guarda. E anzi, ti do un altro piccolo consiglio. Quando ci sono quelli che ti trattano in quel modo lì che dicevi prima tu, un buon metodo per farli smettere è dimostrargli che tu non ti arrabbi. Se loro ti dicono qualcosa e tu fai finta di niente, gli dimostri che non ti arrabbi, loro dopo un po' si stancano e smettono.
Figurati, figurati. Sono armi che negli anni ho imparato ad usare. Grazie, grazie, ma questo così è. Così, guarda, è veramente. È vero. Porca, sono caduto ancora. Figurati, guarda, questo è proprio il minimo. Allora, avevo sentito da altri streamer che per giocare a sto gioco ci sarebbe voluta una gran pazienza. Ma così tanta, guarda, non pensavo proprio. Ok, allora vediamo di passare. Guarda, ti dico una cosa, te ne dico un'altra invece. Se vai sotto, ce l'hai Discord? Non hai social niente. Che su YouTube non si può scrivere. Neanche TikTok non ce l'hai, eh. Questo è l'ergo di prima, ma e cado ancora. Oh, porca. Ci sta, è una buona idea, guarda. Veramente una buona idea. Soprattutto voi che siete ancora in un'età abbastanza critica per queste cose. Più che altro perché i social sono un'arma che vi si può ritorcere contro. E comunque sia, cioè, ti dicevo di non mettere, di non scrivere comunque il numero qua, perché anche quello potrebbe non essere una buona idea. Che altro non per me, ma se lo vede qualcuno, non è mai una buona cosa mettere numeri di telefono visibili su in queste chat.
E sì, il problema è che adesso non. Aiuto. Allora, facciamo così, vai, scrivilo che me lo segno e dopo lo cancelli subito. Ok, cancella, che l'ho scritto. Cancella questi due. Ok. Ok. Ok, cancella tutto. Ok, bravo. Io il numero ce l'ho. Ok. Rimosso tutto, non si vede niente. Ti ho fatto uno squillo. Sì, tu aggiungimi, poi vabbè, di giorno io WhatsApp non è che lo uso tantissimo per il semplice fatto che. Per il semplice fatto che essendo impegnato al lavoro di giorno, poi. Non è che posso vederlo sempre. Piano.
Ma più pure. E tu salami come Darna, tanto ti ricordi di me. Poi quando mi scrivi te lo dico in privato. Oddio, tu sei un altro di questi con il tuo coso qua. E un pieno mi ha preso. Mi ha fatto prendere proprio un pieno. Un po' la resistenza agli attributi. Vabbè, lasciamo là. Ti ringrazio, Gabriele, è stato un piacere per me, guarda. È stato un vero e proprio piacere. Quando hai bisogno, se hai bisogno di fare quattro chiacchiere, mi trovi qua. Io vorrei uno Stargazer però. Tranquillo, tranquillo, non ti preoccupare. È giusto. Se devi andare, è giusto, non ti preoccupare. Ma quello è grosso, io ci muoio quando lo trovo. Ciao caro, buonanotte. E grazie della compagnia. Ciao, ciao caro, buonanotte. Buonanotte e grazie mille. Questo qui è grosso. Una via di fuga? Vorrei delle cure anche, magari. Cazzo, era proprio lì che mi aspettavo. Ok, bravissimo, bravissimo. Ah, già giusto, qua non mi sento, non c'è più. Frammento di stella, cosa sono questi frammenti di stella? Frammento di stella. Utilizzare il richiamo della crepa. Di fronte a un'area del bosco, per evocare uno spettro, frammenti di stella attraverso la dimensione per esaudire i desideri umani. Se lo si desidera ardentemente,
Potrebbero riuscire ad evocare qualcuno che vuole aiutare a salvare questo mondo. Ok. Ok, io vorrei riuscire a... ad arrivare a uno Stargazer, almeno salvare. Sarebbe cosa molto gradita. Ma tipo, visto che io ho il braccio, se lo uso... Aia. Non così. E non così che cado e muoio. Basta, rifaccio da capo. Rifaccio da capo. Allora, faccio da capo per l'ultima volta. Inizio ad essere stanco.
Allora, andiamo a ripassare questo pezzo. Mettiamo questo subito. E scappiamo che con la spada. Porca miseria, ma questo sempre. Non sono capace di giocare questo gioco, non sono proprio capace. Dai, ammazzami che riparto un'altra volta, dai. Perdo energia già qua. Grazie, non ce la creiamo mai. Farmi cadere, che ci manca solo che cado, guarda. Qua, qui. Dai là. Evito di andare a cercarmi guai. Può usare queste cellule da lancio e equipaggiamento, oggetti consumabili. Vuoi vedere cosa fanno? Niente, direi.
questi passano da parte a parte. Torniamo un po' là. Manca solo andarsi a cercare dei guai, lo posso evitare. No. Ma no, fatti due, porca miseria. Le botti. Oh, vediamo questo che cos'è. Se posso schivarlo.
qua lo stanno mi dicono le vicinanze. Eh sì, è qui che ero arrivato, che non arrivare a battere questo. Aiuto. E prendo il muro. Va bene. Non è un gioco, è un incubo.
No. Qua. Meglio. Vieni che tu di là. Vieni, vieni. Vieni qua. Vieni qua. Mi becco il muro. Porca puttana, becco il muro. E va a fare un bagno che te che spari sti cazzatuvole qua. Da cagare di. Ragazzi, non è un demonio, non è un demonio. Massacro. E io vengo così vi racconto. Qui cosa c'è? Alle spalle. Sei un pugile, zio. No, cambia su questo. No, perché mi hai preso quell'altro. Ci sono andato a mettermi nei guai. Torna di qua che c'è più spazio. Cado.
qua. È andato dritto di tonno. Complimenti all'IA. Complimenti. Oggetti consumabili. Cintura inferiore. Resistenza agli attributi. Vediamo questo perché. Ragazzi, dentro no. Nuova l'attivazione degli attributi. Allora, vediamo di prendere sto tizio alle spalle, fatto bene, preso. L'altro per fortuna mi manca, ciao, vieni qua dietro. Hai preso un muro, eh? Dove sei? Allora, vediamo di adescare anche questo. Vieni. Ok. Ok, qua come si fa? Se io ritiro, ora sì, ma quello mi cioè dai, non è possibile sta cosa, non è possibile. Non
veramente possibile? Corri dentro la casa. Ciao, Berserk in Time. Corri dentro la casa. Allora, ma su lì dove ci sono i tizi che sparano le boccette? Sì, ok. Ok. Quindi allora, tu vieni qua. Ci mancano solo le scudisciate e i muri. Muori. Maremma. Ragazzo. Se no le boccette ti ammazzeranno sempre, me ne sono accorto. Me ne sono veramente accorto. Tra quelli con le boccette, quelli che ti infilzano. Dai, anche questo mi ha preso. No, sempre il muro prendo io qua. Faccio il conto delle spadate che ho tirato sui muri, guarda. Oh, facciamo così, tu vieni qua. E se riesco ad ammazzarti te, ti levo dalle scatole. Quindi qua provo a correre, in sostanza. Provo a correre. Li ammazziamo qua. Se lo vedo, grazie. Oh, grazie caro, ottimo, ottimo consiglio. Ottimo consiglio. Adesso c'è questo tizio qui, vediamo di non prendere troppe legnate da questo. Come non detto. Presa in pieno perché la mia legnata alla staccionata la tiro sempre. E se vado dritto ad ammazzare questo qua prima, già che corro. Provo a spegnere le tre nell'occhio un nemico. Sì.
Quello sì, è vero. Però su quelli piccolini non mi dimentico sempre. Cioè, mi ricordo di farlo sui boss. Allora, andiamo a ammazzare questo subito. Sono arrivato troppo forte. Oh, dai! Che imbranato, ragazzi. Allora, vieni tu. Ok, poi vediamo di qua. Ok, rosso. Ok. Vieni qua. Ok. Vieni, zio, vieni. Ma dai, l'ho mancato da qua. Ma si può. Ma si può. E corriamo. Lascio lì, lo prendo dopo se sono ancora vivo. Non devo schiacciare. Allora, cosa c'è qua? Cos'è rimasto? Uno che lancia le boccette. Ok, se non tiravo quella cura lì a caso. Sul Perry, alla lunga ti servirà. No, non ho giocato Sekiro, purtroppo. E sul fatto che a rimuovere il stato degli attributi, sul fatto che si basi molto sul Perry, me ne sono accorto. Ammazziamo subito questo, che se no mi lotta. E su questo qui dopo mentre combatto con l'altro, ok. Dagli altri che tirano le boccette. Le scale a destra. Ah, nella casa di prima, dici. Ma vediamo se riesco ad ammazzare pugile maledetto. Non così, direi. Non così, sicuramente non così. No, porco.
Ma il problema è che quando sei entrato dentro la casa, sì, quella sulla destra che c'è il tizio subito sopra. Ah, c'è uno Stargazer sopra lì? Ah, cazzo, allora quello lì buono. C'è lo Stargazer lì, non è male, oh. Dopo il pugile, però non è attivo se non batti il pugile. Ho provato prima ad andare allo Stargazer, ma se non batti il pugile non si attiva. Qui c'è una stanza. Ah no, è quello dove sono salito, ah no. È l'ingresso di prima. Ma vediamo un po', visto che non è un burattino, visto che è un burattino. Allora, vieni qua. Ma dai. Sono mancato proprio da pollo. Allora, qua tiriamo dritto. Sono arrivati più qua. Comunque loro puoi anche saltarli, non arrivano fino alla casa ad eccezione degli ultimi tre. Ok. Ma io perché ho iniziato a giocare a sto gioco? Perché? Perché sono andato a mettermi dentro nei premi con sto gioco? Sì, effettivamente come salto questi posso saltare anche loro.
Non è stato un ottimo modo di saltarlo. Va bene, sono un disastro. Basta, l'ultima volta, l'ultima volta. Sì, guarda. Sì, no, non mi abbacco, eh. Perché sono abbastanza nuove questa tipologia di giochi. Sono veterano, questa ecologia quando avevo appena iniziato ed ero pure peggio. E guarda, io ti dirò, con i Souls-like in realtà mi ci sono avvicinato con questo. Prima non ci ho mai giocato perché non pensavo fosse il mio genere. Poi ho provato questo inizio settimana e devo dire che è molto molto divertente. Bene. Io ci muoio su questo. Sì, una bella gavetta ti sei fatto. No, questi li devo ammazzare perché se provo a schivarli ci perdo. Eh sì, dal primo Dark Souls sono un bel po'. Eh sì, già il fatto di ricordarsi di loccare i nemici è importante. Iniziare a fare le cose più in automatico sicuramente aiuta. No, mi ha alloccato quello dietro. Ok. Allora, vieni dai. No, non buttarti giù.
No, diciamo così. Tu vieni qua, che ti ammazzo, non ci pensiamo più. Oh, porca bestia, sto. No, tu vieni. Mi metto qua dietro. Se mentre l'occhio un nemico muove, mi sembra una luce sul sinistro, cambia il nemico dove sei locato. Ah! Allora, nelle impostazioni, gioco. Distanza di agganciamento. Rigorite sottotitoli. Passa l'aggancio automatico, sì. Sì, ce l'ho. Sì, è impostato, ce l'ho su sì. Allora, scriviamo questi e andiamo ad ammazzare quell'altro. Ammazzali. No, è su sì. È selezionato di rosso sì. Allora, riproviamoci come vedo una volta. Sì, tranquillo, no problem. No problem, perché c'è stato un momentino che ho provato a cliccare ed è uscito il nome rosso, ma dopo lo avevo rispostato su sì. Allora, lunghezza di agganciamento per collocare nemici lontani, se la metto su 5 lo colpi più vicino. Ah, ok. Io gioco con quella, tu giochi a 5. Vediamo se. Muori, va. Allora, vieni qua. E sì, cado anche. Ma. Inizio ad essere fuso.
Ci spero, guarda. Se è così, ci spero alla grande. Perché poi tra un paio di settimane esce l'altro gioco. Ma no, che pirla, che scemo. Quale? L'altro Souls Last aspetta, adesso mi viene. Adesso mi viene. Aspetta, allora, tanto qua. Non mi attacca nessuno. Esce, come si chiama? Lords of the Fallen, bravo. Lords of the Fallen. Così almeno mi alleno. Eh sì, ho letto qualcosina che è pure cooperativo. Ci sta come ragionamento. Infatti ho visto che nell'ordine c'erano questo e poi l'altro, ho detto vabbè, allora è il momento di iniziare a giocare Souls Like. Ma dai. Ma dai. Qua, ti lascio lì, fa niente. L'importante. Ma serio? Se cado, me la sono andata a cercare. Eh sì, poi recupererò anche quello. Adesso, intanto, finché c'è questo da fare, mi dedico a questo. Bloodborne è in lista anche lui. Allora, tu vieni qua.
Sono vivo per miracolo. Senti, vieni qua, va. L'altro ci pensiamo dopo. Ma questa qui è la scala che dicevi te prima, vediamo se c'è sopra qua. Intanto ce ne sono due. Sopra. Uno è qua, che mi ha preso subito. Ok. Ah, ok. Ok, meglio. Devo prendere la mia. No, ma gli mancava uno stupido. Gli mancava uno stupido, gli mancava. Sopra adesso, ah no, c'erano le boccette, no? Quando la barra si illumina di bianco, premi, tieni premuto R2, così lo stunni. Ah, ok, ci provo. Tieni premuto R2.
Potrei farlo mentre lo locchi. R2 sarebbe l'attacco potente caricato. Ok. Ci proviamo. Ah, non bloccare poi. Bloccami questo. Ops. Ops. Non ha funzionato la mossa lì. Di provare a prenderlo in corso. Mossa elettrica, questo che cos'è? Movimento di stelle, l'ho preso. Oh. Bravo, stai bloccato. E io prendo il palo come al solito. Ok. Allora. Andiamo dentro da questo tizio qua subito. Allora, se io miro più o meno qui. Oh, grazie al cielo. Prendiamo questo e ho preso la mira prima più o meno che altezza devo sparare. Allora, facciamo così, nel dubbio sblocchiamo lo Stargazer. Oh, che almeno sblocchiamo lo Stargazer, che almeno fin qua ci siamo. Dentro c'è un venditore che vende un'arma molto forte. Allora, quindi guardiamo questo. Cosa c'è? Prendi amuleto della vita. Allora, qua c'è del blu. Cellula da lancio. Va bene. Allora, c'è un venditore. Why, Parla. hello. I didn't know anyone was alive out here. I know what you're thinking, but I'm not a burglar. I'm just crashing in an abandoned. Don't worry. I won't cause any trouble. We survivors need to look out for each other. For your. Acquista. Questa? Impugnatore bastone. Testa del bastone a spirale elettrico. Attacco fisico 56 più 8. Attacco con assalto elettrico. Carica le celle d'impulso. Carica della favola.
5488 1200 fa danno elettrico molto forte contro i burattini. E io direi che 1200 ce li abbiamo. Ok, lo prendiamo. Allora, equipaggiamento. E carica anche molto più velocemente la favola, perché ci carica 500 invece che 100. E c'è anche più tasso di riduzione dei danni. Sì, mi sembra figo. Perché si prendono anche più danni? Quindi facciamo così, equipaggiamo lei, che tra l'altro è anche bella da vedersi, e qui mettiamo come seconda questa. Più lento che con la stamina. Ah, ok. Più lento anche con la stamina e quindi ricarico più lentamente le cose. Quindi se mi dici così, mi aveva dato però anche un oggetto, no, non era questo. No. Non erano questi. Anche perché sì. Sì, perché essendo più leggero tutto quello che è movimento. Quindi borsa. Cinquemila di euro? No, no, questo no, non lo vendo. Amuleti, questo aumenta i PV massimi. Equipaggio effetto. Sposta nell'equipaggiamento. Aumenta i PV massimi. Come faccio a vedere i miei PV? Informazioni sul personaggio. ne ho 323, quindi se io equipo questo, ne ho 345 massimo. Buono, 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 buono. Poi impossibile depositare, impossibile depositare, impossibile depositare. Però se io metto tipo
solo le cose che è equipaggiato. E ma tipo, se io sposto l'arma del deposito non diminuisce il mio peso? Sessantotto per cento. Solo se non l'equipaggio. Per capire. Nell'inventario ne puoi avere anche 20. Infatti. Infatti non cambia nulla. No, ho sbagliato. Quindi, cos'è che posso... La seconda arma diminuisce un po', ok. X. E infatti sono passato al 56%. Quanto 6% è diventato bianco. Sì, infatti perché con 60 diventa giallo il numero. Il pulsante ovviamente non succede nulla, è bloccato. Allora, io visto che sono qui, ma scusami un attimo, ma adesso non posso più livellare? Ah, solo dalla tipa nell'hotel. Ok. No. Ok, c'era scritto, hai ragione. Infatti perché guardavo nel menu sopra. Solo che però devo rifare tutto il giro. Sì.
Non questo, c'ho il padino qui. Si fa leggere direttamente verso l'hotel. Ok, allora parliamo con sta tizia. Quindi, cosa alziamo? Vitalità 345-365. Vigore, aumenta l'energia e la difesa sul fisico. Vita, capacità e forza motrice. Aspetta, allora, annulla. Togli questo. Legione e peso. Vigore un po' più tardi. Forza motrice, attacco fisico e difese. Tecnica, attacco fisico. E difese, sviluppo, attacco elettrico, attacco fisico del braccio, legione. Senti, io direi, visto che al momento il mio problema è rimanere vivo. Tra tecnica e forza motrice. Allora, tecnica fa 56 più 10, 60 più 22. E io avevo scelto. Ah. E allora vado su tecnica. Perché io all'inizio avevo scelto quello sulle armi veloci, quando ti fa scegliere lo stile di combattimento. Allora vado su tecnica, va bene. Che è quella che mi piace di più. Poi, quindi adesso si parlo con te. Guardi, nelle armi ci sono gli scaling. Ah, forza motrice C, tecnica D, sviluppo B. Attacco fisico 56 più 9. No. O forza motrice C, quelle cose lì.
Perché tipo. Fai 40% di danni in più. Ah, ok. D fa il 40, C 60, quindi questo ha tecnica C, tecnica D, sviluppo B. Il sviluppo è quello, cos'è che dà sviluppo? Ah, sviluppo è quello che aumenta le. Esatto, perché va sui danni. Ok. Infatti si illumina l'attacco elettrico su sviluppo con quest'arma qua. Prima di poter cambiare lo scaling delle armi. Ah, figo. Figo. Esamina. Grande fortuna per tutti i visitatori. Riposo. Riposo per tutti i viaggiatori, non per tutti gli amici. Puoi avere degli oggetti che ti faranno avere tecnica A o S quando prima avevi un C, per esempio, a seconda delle stats che hai. Cazzo, che figo. Figo, figo così. Però bisogna andare avanti. Però più avanti quello. Testa del bastone spirale elettrico, impugnatore del bastone. Ah, quindi così puoi fare le armi con due elementi anche? Altra impugnatura. Infatti forza motrice con quello. Ok. Ok, questo cambia le potenzia arma. Ah, posso potenziarle con l'ergo. Ah, oh, vivo.
Figo, buono sapersi. No, combinarla non posso ancora. Sì. Eh sì, non è male, perché infatti poi anche quando usi le armi diverse lo stile di combattimento cambia. Allora, proviamo velocemente quest'arma. Ah, ok. Infatti. Infatti, ieri quando usavo funziona la cosa. Infatti ieri quando usavo questa, del deposito non ce l'ha. Quando usavo l'altra che ho lasciato prima nel deposito, cambiava il modo di attaccare, però non mi piaceva. Figo, figo sì, perché l'impugnatura che sto usando adesso mi piace come movimenti. L'impugnatura di questa dell'arma che ho adesso mi piace. Se c'è qualcosa che fa più danni a potergli mettere sopra non è male. Ma scusami, tu tutte queste cose dove le hai scoperte? Guardando video su YouTube? Il centro del tavolo è uno stargazer? Ah, serio? Ah, ah, ok, ti sei dato da fare in queste 2 settimane allora. Ma non streami, non fai live. Perché ne avresti tanto da dire su sto gioco. se sei preparato, avresti un bel po' di cose da dire. Allora, io voglio provare questa arma qui. Vediamo un paio di nemici. Tipo quello lì avanti lì. Con il suo amico nascosto, ovviamente. Mi piace quest'arma.
piace un sacco. Mi hai trovato, mi hai trovato. Presente, eccomi qui. E muoio, come vedi, muoio facile facile. Allora, se io ti tiro una rotellina. No, per sbatti le balle. Sì, però non è. Ah, scemo. L'ho dimenticato. Ah, non sono morto. Che bella quest'arma. Che bella che è. Questo ha tutta l'aria. Ma che bella, fa un sacco di male quest'arma. Che bella che è. Tipo così, ok. Ora è chiaro. Figurati. Devo ricordarmi questa cosa, che dove c'è un muro c'è dentro qualcuno. Mi sembra molto forte, sì. Mi sembra molto, molto forte. Bene. Oh, questo è grosso. No, devo cambiare sulla cura. Che male che mi fa questo. È questo lo stun che intendevi prima?
Ok. Molto bene. Qui qua c'è una scala. Noi andiamo con questa. Accidenti a una farfalla. Cos'è? E quello? If you want to check it out, I can take point. Se non riesci a fare parry, è meglio comunque che tieni parato, toglie di meno. E se lo ricolpisci, riprendi la vita. Bello sta cosa. Farfalla dimensionale. Tanto intanto proviamo la farfalla dimensionale come parte di Kratt. La lampada di Momando può individuare la farfalla e illuminare di rosso la sua posizione. Quando il personaggio vicino alla farfalla viene nascosta, questa apparirà. Dopo un certo periodo di tempo, sparirà in un'altra dimensione. Uccidete per ottenere materiali utili. Ci la farfalla ti dà materiale per potenziare l'arma. Queste sono le mie, questo è il mio ergo. Allora, facciamo così, perché ti locco e ti tiro questi. Eh sì, ma mi faccio centrare lo stesso. Muoiono prima con sti cosi. Se riprendono un Targhese respawn come nemici. Ok. Chi è che arriva qua? Ma dai. Vedi i luoghi di Kratt, vedi i dettagli. Cittadini su bloccare la città. Sono ciò. Inizio ad essere cotto per leggere. Oh, scendiamo. No. Scendi. No, di là c'era l'ingresso. Cerchio mentre scendi, scende veloce. Ah, ok.
Perché non mi risponde il mio bambino? Ah, così. Attento ora. Ok. Oh, è come quello del... Sì, beh, io praticamente sono morto. Allora, lo chiamo. Immagino. Ragazzo, io al momento ti saluto, chiudo qui per ora perché inizio ad essere abbastanza cotto, abbastanza stanco. Se hai voglia di ripassare, io sono qui. Tanto, come hai visto, cioè, Lies of P ne avrò ancora per un po'. Caro, il piacere è stato mio. Grazie per tutte le spiegazioni. E quando hai voglia di passare a salutare, sai dove trovarmi. Anche perché potrei avere bisogno di qualche altro consiglio. Bravissimo, ti ringrazio. Ti ringrazio che il supporto è importante, ti ringrazio. E poi soprattutto fare due chiacchiere così mentre gioco mi piace un casino. Ti ringrazio ancora, caro, grazie di tutto e ci sentiamo alla prossima. Ciao, ciao, buonanotte. Ciao, caro. Allora, devo fermare questo qui, termina qui.